Epilogo mai così spettacolare. Mentre l'Udinese, dopo uno sprint finale con la Sampdoria, riesce a conquistare per la prima volta l'accesso alla Champions League e il Palermo chiude trionfalmente la sua stagione con il diritto di partecipare alla prossima Coppa UEFA, in coda, la lotta per non retrocedere regala ulteriori colpi di scena. Dopo la matematica retrocessione dell'Atalanta, si salvano sulle filo di là nel Chievo e il Siena. Sì, abbiamo continuato a vivere pericolosamente fino a 10 minuti dalla fine, poi siamo riusciti a sbloccare con un grande Argilli. Comunque la Serie A ce la meritavamo tutto. Sì o no? Nel calcio delle parabole, del digitale e del satellite, qualcosa resiste. È la vecchia amata radiolina che consegna a Firenze e ai Viola una gioia chiamata salvezza. Abbiamo sofferto, però ci abbiamo messo il cuore, veramente siamo stati bravi, perché dopo tutto almeno siamo rimasti in Serie A, e questa è secondo me la cosa più importante per tutti noi, per tutti. Rimane in anche la Fiorentina, che vincendo lo scontro diretto con il Brescia condanna le rondinelle e, per effetto della classifica avulsa, ha la meglio su Parma e Bologna, che terminano il campionato a quota 42. Non è finita, no. Però speravamo finisse meglio. Che cosa vi hanno detto i tifosi? Dare tutto quello che abbiamo. È necessario lo spareggio, che vedrà prevalere i Ducali per una salvezza che ha del miracoloso. Espulsi Carmignani, Mazzone, dalle panchine Bucci e Amoroso. Troppa tensione. Dopo 38 giornate, intense e vibranti, si chiude una stagione destinata a rimanere nella storia. Ma guarda, i pensieri certamente qualche volta possono essere cattivi, però bisogna rientrare nell'ambito della sportività e nel concetto che uno ha della sportività. E perciò io li ho abbandonati subito, perché li ritengo cattivi pensieri, quindi li ho cancellati.